Grazie Presidente, se è d'accordo ne userò qualcuno in più perché poi non farò dichiarazione di voto su quelli successivi. Le parole sono importanti, le parole sono macigni a volte e le parole sono forma e la forma è sostanza. E allora mantenere su 9 ordini del giorno lo stesso titolo, capisco sul primo ordine del giorno che poi nel deliberato Presidente, la interrompo, mi scusi, Presidente Catini. Ho mandato una mail al segretariato generale e al Presidente De Vito per dire che l'oggetto sugli ordini del giorno era stato confuso per un refuso. Quindi le parole sono pesanti, le dico subito che è inutile se deve continuare su questo. La ringrazio. Ecco, però Va bene, però poi io vorrei non ho questa interrompere solo per questa informazione. cazzannola e precisare ulteriormente. Facciamo finire la dichiarazione della consigliera, prego. Io non ho questa informazione, quindi la ringrazio per avermela data. Quello che ci chiede questo ordine del giorno per noi è irricevibile. È irricevibile perché è il teatro dell'assurdo. Che si fa? Niente, niente, è più prudente, lasciamo perdere, non facciamo il piano. Allora, quello che voi ci chiedete, noi lo stiamo facendo. A me onestamente fate anche tenerezza quando dite che ci hanno fatto delle osservazioni in commissione e che avete visto che abbiamo recepito con degli emendamenti. Mi fate tenerezza perché nella commissione abbiamo portato anche gli emendamenti con preghiera di essere sottoscritti da tutti quanti le forze politiche ed erano presenti anche i sindacati ed eravamo tutti d'accordo, poi però non lo avete fatto perché l'avete presi, avete modificato delle cose e avete fatto i vostri. Allora questa collaborazione, questa voglia di incidere sul piano sociale, ma dove sta? Noi bocceremo questo ordine del giorno e ci riserviamo eventualmente di bocciare anche gli altri se non viene confermato dal segretariato che resta l'oggetto ritiro piano sociale. Grazie.